Bene, buonasera, benvenuti a questo webinar. Io sono Paolo Rocco, sono un professore al Politecnico di Milano, ma sono anche il responsabile scientifico dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo industriale in MADE. Ecco, in questo appuntamento della serie MADE for Webinar parleremo di Big Data Analytics e robotica collaborativa, e quindi cercheremo di capire come ci si può districare nella complessità della gestione dei dati in un progetto che include in particolare la robotica collaborativa. Quindi partiremo dalla panoramica del contesto produttivo e tenendo conto della necessità di raccogliere e utilizzare un set di dati complessi, capiremo in particolare come estrarre valore da questi dati per le vostre imprese. Ecco, con me ne parleranno due graditissimi ospiti che sono Laura Rizzi, GBS, Senior Manager in Intelligent Connected Operation Practice Leader di IBM Italia. Buonasera Laura. Buonasera, buonasera a tutti. E Romano Guzzetti, Sales Product Manager Assembly Technology di Bosch Rexroth. Buonasera Romano. Buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare vorrei darvi un po' il profilo, una sorta di panoramica del nostro Competence Center, in particolare questo è utile per chi partecipa per la prima volta ai nostri webinar. Allora, in MAID ci occupiamo sostanzialmente di tre attività principali. L'orientamento, che è la prima, ed è pensata per far comprendere che cosa sia l'Industria 4.0 e le sue tecnologie e anche come valutarne il ritorno sull'investimento. MAID per questo organizza appuntamenti di introduzione all'Industria 4.0, visite aziendali e tour nella sede del Competence Center. Ecco, vi ricordo che questa sede è aperta, le visite in totale sicurezza, basta prenotarsi per effettuare la visita. Poi eh, la seconda diciamo, gamba delle, delle attività che svolge MAID è la formazione, non certo meno importante che è un elemento fondamentale per le imprese e per i lavoratori. Ecco, il Competence Center Made è di fatto una vera e propria fabbrica digitale sostenibile, ma è anche didattica, in cui affianchiamo l'esperienza di apprendimento alla tradizionale esperienza in aula. Sono quindi a disposizione corsi a catalogo e vi invito sul sito ad andare a vedere la scuola di competenze 4.0 MAID, che è ben descritta appunto nel sito web del Competence Center, e corsi a commessa, quindi personalizzati in funzione delle esigenze di ogni singola azienda o ente. Quindi tutte le informazioni le trovate per quanto riguarda la formazione sul sito MAID. Infine, terza ma non ultima attività uh, di MAID, sono i progetti. Uh, rappresentano il come fare industria 4.0. Quindi, in base alle vostre esigenze esigenze delle aziende, Made aiuta a costruire, implementare e testare progetti tecnologici. Sarà quindi possibile individuare soluzioni per una grande varietà di uh, esigenze tecnologiche facendo anche scouting, validazione, consulenza tecnologica a 360 gradi. Ecco, l'avete già visto nel video, tutte queste attività vengono svolte nella sede di MAID, che non è solo uno spazio fisico dove trasferire competenze, ma noi riteniamo che sia anche un luogo dove diffondere cultura di impresa. Sono a disposizione ben 2500 metri quadri, 20 dimostratori, come potete vedere adesso nella slide. All'interno dei quali sono disponibili molte delle tecnologie di Industria 4.0 per la gestione completa del processo produttivo. Quindi andiamo dalla progettazione e ingegnerizzazione, alla produzione, passando dal controllo qualità, la manutenzione, la logistica, fino al prodotto intelligente. Tutte eh, tecnologie abilitanti al paradigma Industria 4.0 che sono esemplificate in MAID. Poi ci sono, sempre a livello di. Nostri dimostratori, le tecnologie abilitanti, diciamo più nuove, vedete quelle riportate in alto nella slide correntemente visualizzata, infine la componente dedicata alla sostenibilità, quella in basso in colore verde. Tutto questo è reso possibile, tutto questo progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di tutti i 46 partner di MAID tra aziende, università e enti pubblici. Bene, oggi quindi parliamo di Big Data Analytics e robotica collaborativa. Come ben noto, la robotica collaborativa è una tecnologia di produzione emergente in cui uomo e robot possono operare insieme eh, condividendo lo stesso spazio di lavoro, cooperando nello stesso task produttivo in sicurezza, quindi senza barriere di protezione. D'altra parte tutti sappiamo che l'industria 4.0 è per larga parte incentrata sulla disponibilità del dato, quindi sulla gestione del dato, la sua raccolta durante l'operatività del processo produttivo, la sua analisi, la sua analisi e il suo utilizzo per migliorare il processo produttivo stesso. Ecco, comincerei a parlare di questo aspetto rivolgendomi a Laura Rizzi di IBM. Ecco, eccoci, Laura. Eccoci qua. Allora Laura, oggi si parla tanto dei dati, della loro importanza, del valore che se ne può estrarre, se ne parla praticamente ogni giorno. Ecco, ci aiuti a capire perché si parla di dati complessi, cosa possiamo fare con tutti i dati che possiamo raccogliere in azienda e quindi come gestire sostanzialmente la complessità dei dati. Certo. Allora facciamo un passo indietro, magari iniziamo a parlare di cosa vuol dire dati. Dati sono tutte quelle informazioni che ci arrivano eh, dal campo, dalla sensoristica, ma sono anche informazioni che abbiamo sugli, sugli asset, sugli equipment che noi, su cui noi vogliamo avere controllo. E quando di solito mi trovo a parlare con i miei clienti di tematiche IoT, sia nelle prime discussioni che anche eh, in varie chiacchiere, alla fine tre domande saltano fuori, principali che io qua ho. ho estratto e sono una relativa al fatto che qualche cliente vorrebbe monitorare meglio il proprio equipment quindi raccogliere più dati però magari ha dei vecchi macchinari che non sono strumentati soprattutto quelli che hanno un pochino più di anni quindi dai 15 anni in su non hanno dei sensori agganciati oppure qualcuno mi viene a dire ma no come io ho tutti i dati ma la mia domanda poi è ma stiamo veramente guardando ai dati corretti che ci servono Oppure alcuni altri mi dicono: Ma io vedo che ci sono sempre, sempre più dati e ho i dati di questo e di quell'altro, però in realtà che cosa me ne posso fare di questi dati? Quindi, alla fine, in realtà è, è veramente complesso, come dicevamo all'inizio: è un po' una, eh, un mondo nel quale dobbiamo imparare ad orientarci. Eh, fino a qualche tempo fa il tema principale era il mondo dell'IoT, voglio, tutti vogliono strumentare, tutti vogliono mettere una connessione per ricavare dati, eh, però adesso dobbiamo renderci conto che questo volume di dati lo stiamo già accumulando e dobbiamo capire veramente se sto guardando ai dati significativi, quindi che hanno un vero valore per me e che valore posso estrarre. Il valore può essere per qualcuno banalmente anche controllare la temperatura della stanza, perché, perché il suo obiettivo è... Eh, far, bene, far stare bene le persone all'interno di una stanza. È una frase piuttosto banale, ma controllare la temperatura di una stanza non vuol dire solamente mettere il termostato a una certa temperatura, ma essere sicuri che tutta la stanza sia recepita a quella temperatura. E questo è un valore per chi la utilizza e per chi la gestisce perché rende soddisfatto il cliente. E se adesso andiamo e facciamo un altro passo avanti, guardiamo nella prossima carta... Quali sono tutte queste tecnologie che ci possono aiutare ad arrivare nel mondo, ad avere nuove possibilità nel mondo della manifattura? Andiamo dai dati, come abbiamo detto prima, che posso avere dal campo, quindi dalla sensoristica, quindi l'ultimo pezzo che noi chiamiamo Internet of Things, l'Internet delle cose. Ma solo questi dati non sono sufficienti, serve una tecnologia abilitante che mi porti velocemente i dati, quindi edge computing e 5G. Quindi connessione ernia real time, io ho le informazioni quasi in tempo reale. A supporto di queste informazioni posso avere un'infrastruttura in cloud. O a microservizi per poter rendere disponibili questi dati e fruibili a più applicazioni che possono essere delle semplici dashboard di monitoraggio, ma possono anche essere algoritmi più complessi o sistemi che fruiscono di queste informazioni. Un data lake che sta sotto e che raccoglie tutti i dati. O e delle piattaforme con degli algoritmi di intelligenza artificiale che mi aiutano ad interpretare i dati e a, tirarne, a trarne un significato effettivo e che quindi cosa possa fare? Possa aiutarmi a prendere la next best action and decision. Quindi io posso prendere con questi dati, avere degli insight, quindi delle informazioni in più rispetto ai dati raccolti dal campo, posso, non, posso creare delle correlazioni e andare effettivamente a far, venire, a far emergere quelle che sono le informazioni che mi possono aiutare a prendere la prossima migliore decisione. Pensiamo ad esempio a un macchinario, io voglio poter sapere quali sono le informazioni di esercizio per poter capire qual è la miglior decisione in termini di manutenzione vado a fare una piccola riparazione, una piccola sostituzione su una parte o su un componente, su un pezzo della linea, piuttosto che l'intera sostituzione del macchinario o di una parte di esso. Ovviamente l'entità dell'intervento cambia, l'entità dell'investimento cambia, ma spesso eh, abbiamo questa possibilità per poter ottimizzare le nostre attività e le nostre decisioni. Magari una riparazione di entità medio-minima oggi. Può allungare la vita dell'asset e può anche aiutarci a sapere come sta interagendo con quello che è il mondo circostante. Eh, può essere un'interazione sia fisica, quindi sensori che ci danno la possibilità di sapere qual è la distanza o la prossimità di altri macchinari o altre persone, o anche sensori che ci danno la possibilità di interpretare le informazioni del, dell'ambiente attorno, dall'umidità alla temperatura, e piuttosto. Parlando di sensoristica in esterno anche dai dati meteo. Tutte queste informazioni, come state già intuendo, arrivano attraverso il canale eh, della rete, l'abbiamo detto prima, ma è altrettanto importante, quindi per coprire il quinto elemento, coprire anche l'area della cyber security, ovvero della sicurezza. Eh, tutto fondamentalmente ormai è un sensore, quindi dal nostro telefono a tutto ciò che applico sui macchinari stessi, e l'importanza in questa epoca, soprattutto in questi ultimi anni, è che anche i dati siano sicuri, che i dati trasmessi dai sensori siano sicuri, sicuri e che quindi non ci sia la possibilità che qualcuno vada a o rubarmi le informazioni o comunque a fare anche un timpering e quindi una eh, manomissione dei dati. E questo dove ci porta, facciamo ancora un passo avanti, sempre piccoli passetti, ci muoviamo verso un mondo dove le, molte società, molte eh, compagnie si stanno già avvalendo degli insight e dei dati elaborati sempre da un'intelligenza artificiale e questo ha portato in, in alcuni settori, in alcune compagnie ad essere un elemento di eccellenza sia in termini di sicurezza sia in termini di eh, creazione e di magari anche di creazione di nuovi business. Sono quelle compagnie che, attraverso l'utilizzo dell'analisi dei dati e di informazioni di questo genere, sono riusciti a porsi come i primi all'interno del proprio mercato. Eh, possono essere informazioni utilizzate per interpretare eh, i dati di funzionamento e fa dare una garanzia fantastica per tutti i clienti, come ad esempio il mio macchinario non si spegne mai. Io ti vendo un oggetto che tu hai bisogno di avere in produzione sempre acceso, quindi always on o comunque con una capacità produttiva di un 80-90%, ad esempio quindi un'efficienza anche molto alta e ti garantisco attraverso l'analisi dei dati e l'analisi di insight di queste informazioni che ehm, tutti questi, questi dati possono aiutarti e ti garantiscono che questo oggetto che io ti vendo no, sarà sempre in funzione, quindi un altissimo valore sia che si tratti di una linea di produzione sia di un oggetto che viene messo in servizio in... Eh, in un ambiente pubblico. Faccio un esempio estremamente sciocco, ma molto calzante che è quello dell'ascensore che quando io vado eh, in un centro commerciale o in un edificio per lavoro o per, uh, o per piacere semplicemente trovare una, un ascensore che non funziona non è proprio una bella cosa ci sono società che sul mercato sono in grado ora di prevenire anche il fermo dell'ascensore quindi o è un fermo programmato per manutenzione ma il fermo accidentale a questo punto l'hanno quasi eliminato come concetto e quindi queste sono le aziende che con l'utilizzo di dati e di tutto quello che è l'intelligenza artificiale, quindi ovviamente non è una cosa che arriva in un giorno, è frutto di uno studio di, eh, di un certo periodo e dell'analisi di dati storici uno, due, tre anni, insomma tutto quello che è a disposizione e quindi anche il disegno di un modello di dati per la correlazione delle informazioni eh, non è sempre banale. Però eh, funziona. Adesso, con le nuove tecnologie che abbiamo e con le infrastrutture che abbiamo a supporto, possiamo veramente realizzare quello che un po' di anni fa era magari un sogno: predire il, la rottura di una macchina. E andiamo avanti ancora di un passo e vediamo quindi adesso quali sono in linea di massima eh, i vari punti e le varie complessità che possiamo magari andare a. Eh, andare a, a indirizzare o comunque a risolvere con i vari strumenti che sono eh, introdotti attraverso l'Industria 4.0 e quindi l'IoT e quindi anche l'analisi dei dati complessi. Dalla scarsa qualità quindi io posso fare analisi sia sul funzionamento della linea di produzione ma posso fare anche Advanced Analytics sul mondo Ehm, del Visual Insight, che è sempre una branca di quella dei dati complessi, quindi la possibilità di analizzare immagini per trovare difetti, eh, scarti eh, non non, ehm, o comunque non preditti, qui con la possibilità di utilizzare l'edge processing, quindi la possibilità di avere dati eh, in tempo reale, in real time, sui quali posso andare a fare un'analisi e quindi andare alla ad fare un'analisi sempre eh, più approfondita, informazioni aggiornate che possono essere utili sia per il tecnico di manutenzione che ha accesso in tempo reale a tutti questi dati, sia al mondo dello shop floor, quindi chi gestisce la catena di produzione, per poter analizzare l'andamento in tempo reale e poter vedere tutte quelle che sono eh, le informazioni e evidentemente fare una ripianificazione della produzione, caso mai ci fossero o guasti non previsti o se devono pianificare un fermo macchina. Questi sono un po' tutti gli ambiti delle varie complessità nelle quali ci si deve districare. Perfetto, interessantissimo, Laura. Ecco, c'è un altro aspetto che sicuramente è di interesse per il pubblico che ci sta ascoltando in termini di utilizzo dei dati. Allora, si parla tanto oggi di digital twin, quindi di una rappresentazione digitalizzata di un asset o anche di un processo produttivo. Immagino che eh, molti si chiedano: ma insomma, eh, i dati che raccolgo, che posso gestire come ci cioè, hai eh, descritto, possono essere utilizzati anche per alimentare questa rappresentazione? digitale della macchina e quindi funzionale anche al, uh, al, uh, all'utilizzo di questi digital twin? Eh, direi che assolutamente sì, tutti i dati sono importanti e sono fondamentali per la creazione del digital twin, perché cos'è il digital twin? Eh, vediamo un attimo se non sbagliavamo una carta. Eh, Mettiamo questo esempio di una linea di produzione connessa. Qui vediamo vari elementi. Eh, abbiamo dalla connessione con alcuni sensori Scala, quindi eh, agganciati direttamente al macchinario, sensoristica che può funzionare sia cablata sia wireless. Non, non dimentichiamoci, abbiamo detto che anche i dati video, quindi uno scan di quella che è la linea di produzione, sono comunque dati di Internet of Things, sono informazioni in tempo reale che ci arrivano da campo, i dati che ci possono arrivare da un macchinario che aiuta al lavoro, quindi un braccio robotico che sta collaborando con un operatore piuttosto che lavora in autonomia. Tutte queste informazioni... Possono collaborare alla creazione di un digital twin, ovvero di un gemello digitale. Il gemello digitale non è niente altro che la nostra copia in modalità eh, computer. Per chi vedeva Automan negli anni Ottanta, potrebbe essere qualcosa di simile. Ehm, ma è fondamentalmente una riproduzione della realtà nel mondo digitale, magari anche con un modello 3D che ci aiuta a visualizzare meglio qual è. L'evoluzione e qual è il possibile comportamento. Perché dico possibile comportamento? Perché, e lo vediamo dalla, dalla carta successiva, nella definizione del digital twin, noi non abbiamo un modello statico come quello che potrebbe essere un modello di una semplice rappresentazione tridimensionale, ma è un modello dinamico che alimentato dai dati in campo, quindi tutto quello che arriva dalla sensoristica, dalla letture, anche magari inserite manualmente dagli operatori, quindi dai tecnici che vanno a prendere determinate informazioni. I dati dal contorno, quindi tutto quello che sta attorno al mio macchinario, dal meteo all'ambiente, ma anche l'interazione con altri oggetti. Tutto quello che è calcoli teorici, quindi quelli che erano una volta i, so, i, i dati che eh, servivano alle simulazioni di elementi finiti, adesso possono essere arricchiti con algoritmi che interpretano le informazioni storiche, interpretano i dati in tempo reale, si autocorreggono e quindi sulla base di quello che effettivamente sta succedendo portano a una rappresentazione digitale. Non è semplicemente una copia di quello che sta succedendo adesso, è un'evoluzione che ci permette, dopo una serie di dati storici raccolti, di interpretazioni sempre eh, più autocorrette, ci porta alla simulazione di un oggetto vero. E a questo punto io cosa potrò fare? Potrò ehm, fare una simulazione di differenti scenari. Ad esempio scenari nei quali dico, ok, ho cinque macchinari in produzione, uno di questi si rompe, uno di questi lo dismetto, cosa succede alla mia linea produttiva? Piuttosto che se io sto simulando eh, come organizzare una nuova linea produttiva, posso simulare con un digital twin quello che succederà in termini di organizzazione a seconda di che metta i miei macchinari in un modo piuttosto che in un altro. Quindi a seconda di come viene poi strutturata la linea produttiva. E questo è molto importante perché il vero salto del digital twin rispetto a un modello di simulazione classico è il fatto di avere un algoritmo cognitivo che, che con i dati in tempo reale permette di autocorreggersi rispetto a quello che realmente sta succedendo. Quindi, se il, nella classica simulazione mi sarei atteso un valore 10, ma invece in realtà su un sensore la, il vero dato reale è 8, l'algoritmo imparerà che per quella particolare combinazione non dovrà, la predizione non sarà 10, ma 8, e questo successivo raffinamento permetterà. Eh, in autonomia di avere una miglior produzione successivamente. È un concetto piuttosto nuovo e abbastanza complesso, diciamo che si può applicare sia a macchinari fisici, quindi come in questo caso può essere un robot o, una, o semplicemente una linea produttiva, ma è anche un concetto: quello del digital Twin, che possiamo applicare semplicemente anche a dei processi. Quindi in un processo interno si possono fare dei modelli digitali simulando cosa succederà se organizzo il processo in un modo piuttosto che in un altro. E anche questo è un altro degli elementi che contribuiscono alla complessità e capite bene che eh, avere tutte queste informazioni in tempo reale che io posso eh, andare a tradurre e, a e con le quali costruire. Eh, un modello eh, di predizione sono, sono veramente tante e le tecnologie ci aiutano ci aiutano tantissimo soprattutto in questi ultimi tempi e soprattutto la risposta in tempo reale dal, dal campo è fondamentale per gestire queste informazioni e spero di aver risposto alla domanda assolutamente, anzi benissimo e devo dire che sì, è un mondo complesso, diciamo, questa è un po' la sintesi, però insomma, il fatto che poi siano disponibili questi strumenti come il Digital Twin, che come vi ho riportato nella slide, ti aiutano a risolvere questioni tipo what if, quindi scenari futuri che possono essere riprodotti, simulati, prototipati, come, vuol dire è senz'altro un valore importantissimo, a mio parere, che questi strumenti nuovi portano nelle nostre aziende. Esatto. Grazie Laura, torniamo Grazie. dopo da te. Ecco, um, volevo dire al pubblico che ci sta seguendo, ricordare al pubblico che ci sta seguendo che per trarre ancora maggiore eh, valore da un appuntamento del genere possiamo renderlo anche più interattivo, quindi voi avete la possibilità di scrivere delle domande nella chat. E alle quali che noi raccoglieremo e al termine degli interventi programmati dei nostri ospiti, faremo, rivolgeremo loro queste domande in modo tale che nell'ambito di questo stesso webinar possiate avere la risposta alla vostra domanda. Bene, passerei ora a Romano Guzzetti di Bosch Rexroth Ecco, uh, buonasera di nuovo, Romano. Ecco, con, con Romano parliamo di robotica collaborativa, forse. Qualcuno del pubblico forse mi conosce, non lo so, comunque io mi occupo da tanti anni anch'io di robotica, quindi in particolare gli ultimi anni di robotica collaborativa, quindi sono molto, come dire, curioso di sapere che cosa eh, ci racconta oggi Romano Buzzetti di Bosch Rexport, in particolare se ci aiuta a capire, faccio un po' un quadro della robotica collaborativa, di, dell della sua importanza a livello industriale e come questo naturalmente sia stato declinato nella sua azienda. Prego Grazie professore, ma prima di iniziare giusto una, una premessa perché prima Laura mi ha fatto ridere sorridere perché quando ha detto auto anni 80 mi ha fatto tornare giovanissimo in un attimo, questo mi ha fatto, fatto molto piacere, comunque tornando al discorso degli APAS la famiglia di robot collaborativi di, di Rexroth e sono in, diciamo che è una famiglia di, di, di collaborazione tra uomo e macchina sostanzialmente, nata un po' di anni fa sicuramente, la cosa importante eh, di, di, per dire della, del robot collaborativo è il fatto eh, di poter collaborare tra uomo e macchina in totale sicurezza. Bosch poi ha sviluppato un particolare eh, prodotto praticamente, che permette l'utilizzo del robot in totale sicurezza perché non c'è il contatto tra uomo e robot per la sicurezza. Questo qua è sicuramente il fatto, diciamo, principale eh, della famiglia di robot eh, da parte di Bosch. Eh, quindi, rispetto alla sicurezza. Rispetto della delle, dei ruoli, sicuramente quindi l'uomo è sempre vicino alla macchina. Questo è un aspetto fondamentale che io ribadisco sempre. Questo è un concetto, perché avere un'applicazione un dove eh, non c'è l'uomo vicino, non ha senso avere un robot collaborativo. Quindi, invece, quando c'è interazione anche saltuaria non costante tra uomo e e macchina, a questo punto avere un robot collaborativo ha sicuramente una sua validità una sua funzione, un suo perché, questo è importante. Ehm, possiamo pure alla, alla slide prossima. Questo è il concetto, cioè, rappresenta veramente il concetto. Quindi l'apa sta al centro, quindi c'è l'uomo, c'è il robot e c'è la collaborazione. Quindi, quali sono sostanzialmente i vantaggi di utilizzo di un robot collaborativo? Quindi a ridurre quello che è la fatica, cioè vado a far fare al robot alcune attività chiaramente monotone, ripetitive, stancanti. Quindi, che vantaggi, che vantaggi ho? Una costante qualità nella produzione. L'uomo sicuramente ha, ha tanti vantaggi, ma potrebbe anche sbagliare. Il robot ha il vantaggio che se sbaglia si ferma, se qualcosa si ferma. Quindi mantengo la produzione sicuramente costante nella qualità. E poi è un sistema, proprio il concetto del robot collaborativo, libero da protezione ai gabbie. Questo è sicuramente un fattore importante. Lo spazio all'interno dell'azienda è importante, ha un costo, quindi ridurre anche i costi perché riduco, riesco a ridurre gli spazi di utilizzo, sicuramente questo è un fattore importante. I benefici vengono di chiaramente di conseguenza. Incremento della produttività, riduzione dei costi, per, 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 come appena detto per il discorso di riduzione degli spazi. La motivazione dei collaboratori, non dimentichiamo che... Se lo, il collaboratore elimina alcuni contenuti di, del lavoro monotono e gli faccio fare altre cose dove è richiesta maggiore discrezionalità da parte dell'operatore, chiaramente motivo meglio il collaboratore che è vicino alla macchina, al robot. In questo caso, qua riduzione degli spazi perché non ci sono protezioni gabbie, chiaramente. Questo è l'aspetto chiaramente più importante ed interessante. Passiamo pure alla prossima. Oh no, faccio una piccola cronistoria giusto per capire quando Bosch ha iniziato a pensare una cosa di questo tipo, cioè cosa è un robot che potesse lavorare vicino all'uomo. Partiamo già tanti anni fa, nel 2008 è iniziata la storia, lo sviluppo, l'idea e è passato attraverso i vari step, attraverso i vari prototipi. Diciamo che la chiave di volta è arrivata nel 2012 quando... È passato da una fase diciamo di prototipazione, chiamiamola così, di sviluppo a una fase diciamo di, di ingegnerizzazione definitiva. Quindi, attraverso un'azienda del gruppo si chiama Atmo, che, che praticamente fa, fa macchine e sviluppa processi solamente per il gruppo, diciamo. Posso dire non al 100% ma al 95% per il gruppo, per il gruppo Bosch. Tengo giusto per una precisazione: Bosch ha 240 fabbriche a livello mondo. Quindi diciamo che eh, avere un'azienda del gruppo che sviluppa certi tipi di tecnologie era importante, c'è ancora sostanzialmente. Ha fatto questo passaggio, ha ingegnerizzato praticamente il primo robot, in questo caso è un robot mobile, infatti si chiama Mobile. E l'ha industrializzato e l'ha inserito in una famiglia e l'ha presentato per la prima volta nel 2013 in una fiera praticamente in Germania a Hannover Messe. Dopodiché ha fatto diversi passaggi con le varie evoluzioni. Il concetto è rimasto essenzialmente quello: ha introdotto una nuova famiglia chiamata un altro robot chiamato Inline non più mobile, ma Inline. Quando poi è arrivata nel 2019 ha deciso di rendere questa tecnologia fruibile a tutti, sostanzialmente non è più legata al mondo Bosch, ma ha deciso, passando al mondo Rex, al mondo industriale, rendere disponibile questo, questo tipo di prodotto, il robot, il robot collaborativo a tutto il mondo, sostanzialmente a chi ne ha bisogno e chi non vuole. Quindi diciamo che da qui in poi, dal 2019 in poi, il robot uh, collaborativo di Bosch è diventato fruibile a tutto il mondo. Questa è un po' la cronistoria, passiamo pure avanti. Ecco, giusto per dare un'indicazione, quando parlo di robot APAS, assistante, cosa sono? Sono generalmente due, due pacchetti: uno, l'inspector, che però non ne parliamo in questo momento, che è ancora a capannaggio solamente nel mondo Bosch, il nostro mondo nostro interno. Invece i robot assistant sono il mobile, quindi trasportabile, ha delle ruote, quindi è una, una macchina in tutti gli effetti: lo posso spostare con delle ruote, avvicinarlo alla postazione di lavoro e da lì farle partire il, il, il job, il lavoro che devo fare, o una soluzione praticamente fissa. Eh, dove a questo punto, qua c'è un basamento, lo vado a collocare il cabinet e il controllo saranno posti da un'altra parte, invece, il mobile, invece, il cabinet, tutto il controllo sta nel basamento, nella parte in sottostante. Queste sono le due versioni sostanzialmente che RexRot ha in, a, a, a in portafoglio. Eh, possiamo fare un piccolo passo avanti, così giusto in avanti. Ecco, voglio giusto riassumere il concetto perché il concetto è estremamente importante la mia esperienza in questi, questi due o tre anni di, di cui ho, ho preso in carico il prodotto è che i robot collaborativi normalmente vengono pensati utilizzati per dire sposto la persona e dico voglio mettere solamente il robot no, il concetto di avere come vedete qua un braccio, cioè deve collaborare il robot collaborativo deve poter lavorare vicino all'uomo in totale sicurezza, quindi aiuto per le collaborazioni, l'uomo decide tutto, è la guida, ecco, non dobbiamo pensare che il robot faccia tutto, assolutamente no, il robot è sicuramente un aiuto e io dico sempre il robot è una macchina stupida, gli faccio fare quello che gli dico io, quindi la, la, il driver è sempre l'uomo. L'ergonomia sicuramente è importante perché togliendo sicuramente ehm, lavori ripetitivi, eh, gestualità ripetitive all'uomo, all'uomo li faccio fare, allo laboratorio li faccio fare attività dove è richiesta discrezionalità, quindi un maggior valore aggiunto all'uomo all rispetto alla macchina sicuramente, sicuramente l'interazione uomo-macchina nell'industria 4.0 è sicuramente all'interno di questo concetto. La sicurezza è sicuramente al primo posto in assoluto per, per noi, come Bosch, e la flessibilità attraverso chiaramente l'utilizzo di un robot collaborativo. Perché quando uso un, un braccio robotico, posso pensare di eh, togliere alcune, alcune, alcune attività, alcune, alcune macchine dedicate per fare alcune operazioni. Questo è per noi sicuramente la parte più, più interessante, più importante. Possiamo fare anche un passo un piccolo passo avanti con le slide. Quindi, ecco, giusto per identificare la, la, la cosa abbiamo. Abbiamo praticamente sul braccio, sul braccio, sul braccio del robot, abbiamo eh, sul polso una, un sistema pinza camera. Questa è una versione chiaramente mobile perché la pinza anche questa viene fornita in totale sicurezza, ha un sistema praticamente antischiacciamento e, e antiurto antilaterale, quindi nel caso che io vado a urtare per qualsiasi motivo o, o schiaccio una, una, una mano non verrà mai schiacciata perché il sistema si blocca istantaneamente, abbiamo una, una, video, una, videocamera, una videocamera inserita all'interno che permette di riconoscere i componenti e il braccio robot andrà poi a prendere i componenti esattamente eh, indicati e memorizzati all'interno del, del controllo. Le dita sono estremamente resilienti perché diciamo che in questi anni eh, Bosch ha studiato un sistema che possa lavorare anche 24. Questa sicuramente è... Eh, la parte più importante. Pensiamo a Bosch, Bosch è un'azienda che lavora per l'80%, 70% nel mondo automotive, quindi con degli standard, di un certo, alti, altissimi standard qualitativi e di prestazioni. Quindi quando ha pensato a una soluzione di questo tipo, ha pensato che possa lavorare H24. Quindi ecco l'importanza di utilizzare componenti altamente, altamente, eh, con altissime prestazioni. Questo è sicuramente un must. poi sicuramente un'altra cosa che abbiamo pensato all'interfaccia utente. Perché dico l'interfaccia utente? Perché nella versione mobile, visto che si deve spostare all'interno del piano dello stabilimento, quindi nella zona di lavoro, devo poter interagire in modo semplice eh, sul robot. Io non, non sono una, una, un programmatore di robot, non so il linguaggio robot. Ma vi assicuro che in un'ora io sono in grado di poter fare fare al robot almeno tutta una serie di passaggi, di spostamenti e di presa attraverso un'interfaccia utente molto semplificata. Questa è un'altra cosa importante. Il robot viene fornito sempre con eh, un touchscreen, un'interfaccia utente, è un sistema di interfacciamento estremamente semplice che ci permette di poter lavorare eh, in modo rapido anche per chi non è un esperto di programmazione robot. Questa è sicuramente la parte più importante. Ecco, io direi che ho dato un quadro alla, al Perfetto. mondo per quanto riguarda, riguarda la collaborazione. Perfetto, allora dico una cosa per il pubblico, stanno arrivando già delle domande, ecco, noi eh, le riserviamo per la fine, quindi voi eh, scrivetele nella chat e poi le rivolgeremo ai nostri relatori di oggi alla fine di questa... Uh, piccola chiacchierata. Allora, uh, sempre rivolgendomi a Romano Guzzetti di Bosch, benissimo, robotica collaborativa, tutto quello che eh, abbiamo detto, una tecnologia emergente di grandissime potenzialità, però insomma rimane sempre una, se vogliamo, riserva mentale legata alla sicurezza. Comunque io non sto mettendo una macchina che è vicina all'uomo, è pericolosa, non è pericolosa. I produttori si stanno un po' ingegnando per cercare di portare soluzioni eh, più o meno sofisticate alla tematica della sicurezza nella collaborazione Uomo-Robot. So che Bosch Rexort ha una soluzione particolare, tecnologicamente avanzata, quindi saremmo molto incuriositi se ce la potessi descrivere. Grazie ancora. Sì, eh, diciamo che la cosa, la cosa principale, la cosa che noi troviamo eh, praticamente, eh, esatto, qui vediamo un piccolo video che fa vedere esattamente che il robot si avvicina con il braccio e l'operatore si avvicina con la mano, ancora prima di toccarlo si ferma. questo è una, è una peculiarità della, del robot, robot APAS, diciamo che è la, è una, la, diciamo che è la, la principale sostanzialmente. Mm. Il robot è rivestito, come vedete, da una pelle, da una, io lo chiamo pelle, ma in realtà è piena di sensori sostanzialmente, eh, che creano un campo capacitivo intorno praticamente al robot, e questo fa sì che eh, la, il, il robot si fermi per il contatto. E non è banale questa cosa, mi creda, perché eh, far accettare un robot collaborativo all'interno di una, una, uno stabilimento produttivo e mettere vicino un robot all'uomo e vedere questo robot, questo braccio che si muove a una velocità, tu sommato il nostro lavora a 0,5 metri al secondo per questa peculiarità, ma mediamente lavorano a 0,2, 0,3, comunque si muove a una certa velocità e vedere questo braccio che si muove di fianco all'altezza della spalla o si muove in autonomia non è una cosa così semplice da far accettare perché effettivamente l'impatto iniziale è molta, molta diffidenza e far accettare un robot collaborativo non è cosa da tutti. Ecco perché c'è tutto un lavoro dietro normalmente da parte dell'azienda dell per dare istruzioni alle persone che ci lavorano intorno, far accettare, diciamo, manca quella confidenza, rendere confidente l'operatore con la macchina vicino. E non è una cosa molto semplice. Qui poi entriamo in un mondo legato anche alla, alla, alla parte, diciamo, non solamente aziendale, ma la parte anche del sindacato che hanno paura che l'operatore si faccia male, ma questi sono altri concetti. Ma vi cre, credetemi, il robot è, è sicuro: è sicuramente sicuro perché se non fosse sicuro, non, la, non, sarebbe, non sarebbe possibile inserire in un'azienda. Dico sempre sicuro robot. Io ce la sarà una particola parentesi. Farei sulla parte pinza. Ricordiamoci sempre che la pinza è la parte più, diciamo, la parte finale, la parte più, diciamo, più delicata. Perché poi alla fine chi andrà a installare il robot dovrà fare l'analisi finale dei rischi. Perché sicuramente se andiamo, io dico sempre, se è davanti a una pinza del robot inseriamo, usiamo. Invece di utilizzare o montare un ingranaggio, andiamo a, a prendere un coltello o un, un qualcosa di altagliente dovrò fare delle analisi molto attente di come andremo a utilizzare il robot. Questo è un altro mondo, ma è giusto dirlo perché chiaramente noi ci fermiamo alla pinza del robot. Fino alla pinza ci arriviamo. L'aspetto poi applicativo viene demandato a chi poi farà l'applicazione. Passiamo alla plaza successiva. Ecco questo è un altro passo interessante quello dell'inserimento all'interno del, uh, del robot, la possibilità di inserire un laser scanner. Il laser scanner è una cosa fa? Non fa nient'altro che eh, monitorare praticamente l'area la, in circostante, interagisce col robot, quindi se io mi avvicino praticamente alla, al robot... Nell'area diciamo interessata al scanner, il robot andrà in modalità collaborativa quando fuoriesco da quest'area. Il robot potrà lavorare alla massima velocità. Io, cosa intendo la velocità? a velocità di 2,5 metri al secondo. Noi come società collaborativa diciamo che 0,5 metri al secondo. Questo ci permette di poter sfruttare al meglio il robot, vi ricordo che è un robot industriale, quindi con le massime performance, pensato per lavorare anche a 24, quindi non ha problemi lavorare a massima velocità quando serve. Posso immaginare l'operatore durante la fase anche notturna, se notturna io vado a servire il robot praticamente con degli AGV. Il robot continua a lavorare a massima velocità. Poi, durante il turno giornaliero, durante il giorno, il robot ha intorno a sé degli operatori. In quel momento lavora in modalità collaborativa e quando non c'è più nessuno vicino o durante magari ore notturne, può lavorare alla massima velocità in totale autonomia. Ok, passiamo al passo successivo, ne, avevo, ne ho accennato prima. La peculiarità della, del robot è quella di avere questa, diciamo, questa pelle, io creo, creo quasi un alone, un'ombra un praticamente intorno a sé, eh, che per questi sensori capacitivi, e eh, cre creando questa, questo alone, io sempre, quando mi avvicino a circa 50 mm di distanza dal robot, il robot si ferma, si ferma istantaneamente. Ma non solo si ferma, ma nel momento che io mi tolgo da quest'area, quindi mi sposto, il robot da lì in poi riparte nel suo processo, quindi non ha bisogno di un reset, eh, di uno fermo, di qualcuno che vada a toccare, il sistema riparte in completa autonomia. Questa è un'altra cosa importante, si ferma e riparte, si ferma e riparte tutte le volte che entra in, in el, la, una persona entra nella sua area di questi 50 minuti, prima di toccare la persona lui si ferma, questa è una cosa importante. Eh, passiamo... A quello dopo ecco, concetto di sicurezza è un concetto veramente importante. Qui ho voluto riassumere quali sono la scalabilità del concetto di sicurezza. Quando parliamo chiaramente di robot collaborativo, normalmente parliamo nelle aree di 2 di 3, e quindi nella massa, noi siamo sempre nella parte alta, proprio le sue caratteristiche della, della collaborazione. Quindi, quando la Qui la differenza di 3 e di 4 la fa l'applicazione, quindi chi andrà poi a studiare l'applicazione in base ai rischi e residui che ci saranno sempre in ogni caso, andrà a decidere se quel robot lavorerà in, in modalità alla sicurezza di 3 o di 4 e questo è importante. Sicuramente il robot lo è, ma ripeto sempre: l'applicazione ha la sua importanza. Quindi il concetto di utilizzare poi una, una, pinza, una pinza meccanica, un venturi, un qualcosa di morbido che vada a interagire intorno a sé per salvaguardare quello che è l'operatore nell'area di lavoro è estremamente importante. Spero di aver dato un quadro esaustivo. Qui sempre faccio l'ultima parte che riepiloga un po' il tutto, specialmente per la parte mobile. Come ho detto prima, sono quattro i plus del sistema, quindi la pelle con questi sensori, avere una camera con la pinza interamente gestita dalla, dalla, dal robot, dal nostro sistema, dall'applicativo dalla, dalla, dall di, di, di Rexot, la mobilità, mobilità quindi che lo posso spostare all'interno della, della mia area di lavoro in più postazioni secondo necessità oggi oggi ho bisogno in una postazione dopo domani un'altra e lo posso spostare in pochi minuti questo riparte a fare il suo lavoro È l'interfaccia utente estremamente semplificata semplice da utilizzare giusto fare una precisazione Rob, bosch rexot non produce uh, robot antropomorfi ma li acquista Ah, quindi è giusto dire che la abbiamo fatto bosch ha fatto due, due scelte per quanto riguarda la versione mobile utilizza un robot eh, industriale della, di fanuc si chiama lm 200 nella versione invece eh, in quindi fisso usiamo una, un robot industriale della cuca il modello agilus hanno più o meno prestazioni simili adesso per dire c'è cioè lo sbraccio è circa un metro eh, per la versione in line abbiamo circa 10 kg al polso di, posso portare pezzi da 10 kg nella versione eh, Fanuc sono 7 kg ma perché abbiamo la telecamera e la pinza a bordo quindi però se togliamo quella sono praticamente comparabili come, come applicazione io ho fatto il quadro generale, spero di aver dato un quadro esaustivo Grazie ancora. Assolutamente grazie mille Romano Guzzetti, devo dire che sono dei veri e propri concentrati di tecnologia questi robot collaborativi e eh, che saranno sempre più a servizio della eh, piccola e media impresa che li vorrà utilizzare. Ecco, tornerei però adesso a Laura Rizzi per chiudere un po' il cerchio della nostra discussione. Abbiamo parlato prima diffusamente di dati, poi abbiamo parlato Tanto di robotica collaborativa. A questo punto la domanda viene spontanea: che, cosa, che utilizzo posso fare dei dati? Anzitutto, che dati posso raccogliere? Che utilizzo posso fare del dato nella robotica collaborativa? Ci aiuti un po' a capire come gestire la complessità anche in questo caso? Sei forse in muto, quindi non ti sentiamo. Eccomi qua. Perfetto. Sono tornata. Certo, eh, come stavo dicendo, i dati, sempre più informazioni, quindi anche dai robot e quindi del mondo della robotica abbiamo informazioni sul funzionamento e su quello che sta succedendo a robot nell'interazione con l'ambiente circostante. Quindi qui siamo un po', nel, per chiudere un po' il cerchio, come volevamo arrivare alla fine, eh, stiamo costruendo un percorso verso il mondo della predittiva. Eh, come ama dire un mio collega, i dati parlano se hanno qualcosa da dire. Questo vuol dire semplicemente che io devo essere accorto anche nel momento in cui sto raccogliendo i dati da eh, una robotica che sta collaborando con me in un ambiente di produzione, devo raccogliere i dati giusti. Nell'esempio che ha fatto prima Romano noi vedevamo che il robot... Nell'avvicinarsi della persona si fermava e poi ripartiva non appena si allontanava. Si fermava se mi avvicino e si, quindi se superava la distanza di sicurezza. Questo è un dato molto importante, quindi sapere se il robot sta funzionando o meno, ma mi serve ancora di più sapere e quindi contestualizzandolo all'interno di un processo e di un ambiente circostante che si sta fermando perché ha rilevato una soglia di attenzione. Quindi stiamo passando dalla semplicemente... Dalla singola, dalla singola parte di connected asset, quindi un asset connesso ed il quale sto gestendo il ciclo di vita, a una prima fase di monitoring, quindi sto controllando il suo funzionamento e sto controllando che effettivamente funzioni bene. Aggiungendo altre informazioni al contorno, quindi con chi sta interagendo, eventualmente anche interpretando i meccanismi di funzionamento e delle immagini, se abbiamo quindi anche la possibilità, come abbiamo visto, di eh, sapere se io sono troppo vicina o troppo distante, quindi anche con una visual inspection vado a costruire quello che è il mio eh, pannello di salute del, del, del robot o dell'equipment. Quindi sto facendo ancora un'altra analisi in più, sto cercando di capire se è in salute. Dopo, il dopo, il, che io so, um, dopo aver saputo secondo, qual è il livello di salute del mio asset, l'ultimo step con una raccolta dati e delle analitiche eh, ben calibrate su quelle che sono le esigenze sono poi il passo verso il mondo del predict che può essere anche eh, supportato da un modello digitale. E il il mondo del predit e della predizione eh, non è, come dicevamo, un'informazione che ho subito in 3-4 mesi, mi ci vuole un po' di tempo, quindi devo veramente essere focalizzato su quelle che sono le informazioni e quelli che sono gli obiettivi che voglio raggiungere per poter fare una predittiva. Eh, Fatta bene, come si può immaginare, come ad esempio, se io sto monitorando, voglio sto lavorando su un, un impianto di condizionamento o anche banalmente sul funzionamento, cioè più semplicemente riportato al nostro esempio, al funzionamento di un braccio meccanico robotico che interagisce con il nostro operatore vogliamo sapere se prima o poi si romperà oppure se li dovrò fare se con degli algoritmi di predizione posso andare a spascaturire della manutenzione anticipata in modo che io possa allungare il ciclo di vita del mio braccio meccanico e quindi mantenere sempre in situazione ottimale le condizioni di salute e ma portare maggior profitto del lavoro e della collaborazione con l'uomo. Quindi alla fine diciamo che tutti gli argomenti, tutte le informazioni si raccordano una con l'altra e avere i dati dal mondo IoT eh, non è semplicemente sempl raccogliere dei dati, devo raccogliere dei dati che possono essere interessanti e che mi aiutano e mi aiutino ad avere delle informazioni rilevanti per il fine che voglio eh, raggiungere e quasi non bisogna partire proprio dal sensore, ma in realtà bisogna partire dall'esigenza. Devo sapere su che cosa voglio, qual è il mio obiettivo finale per poter costruire una strada eh, che abbia un senso e che abbia gli elementi importanti per arrivare fino al mondo della predictive. E credo, spero di aver risposto immediatamente. Certamente, sì, perfetto, perfetto, Laura. Tra l'altro, so che anche sì. IBM, la tua azienda, ha già delle esperienze sì. di utilizzo appunto di questi strumenti nell'ambito della robotica. Perfetto, siamo perfettamente nei tempi e abbiamo un paio di domande dal pubblico. Allora, la prima era per Laura, quindi rimarrei su Laura. Okay. Eh, Due o tre minuti di risposta, così poi stiamo nei tempi. Allora, la domanda era: certo. possiamo considerare il Digital Twin una tecnologia più avanzata rispetto ad altre tecnologie abilitanti? Perché utilizza IoT per acquisire i dati e machine learning per l'elaborazione? Questa è eh... la domanda. Ok, diciamo di sì, La, um, il Digital Twin è più avanzato perché mette insieme differenti tipi di tecnologie e di informazioni che abbiamo a disposizione. Quindi nel Digital Twin, oltre ad avere il dato storico, per chi ha studiato ingegneria come me e ha fatto, studiato modelli elementi finiti, il modello elementi finiti possiamo dire che è un primo passo di Digital Twin, però statico. Quindi faccio una modellazione, una predizione sulla base dei dati storici e sulla base di quello che io mi aspetterei. Nel digital twin metto assieme un modello elementi finiti, ad esempio, con quelli che sono i dati da campo e una correzione di un algoritmo eh, di intelligenza artificiale. Quindi questi due elementi in più e con la capacità di calcolo degli ultimi, dei sistemi di ultima generazione. Incluso anche il quantum computing, quindi sistemi quantici per, per calcoli praticamente quasi in tempo reale, eh, ci permettono di avere una tecnologia a supporto veramente avanzata, e il digital twin è, è proprio uno degli ultimi elementi di frontiera. Per citarvi un esempio, visto che abbiamo lavorato su casi del genere, eh, abbiamo lavorato sul porto di Rotterdam, dove si va a simulare con un digital twin tutto quello che è la movimentazione delle navi all'interno del porto. Quindi è proprio un ambiente nel quale io posso fisicamente replicare che cosa succederà in quel caso particolare con l'interazione inter del meteo, delle onde, quindi di quello che è il flusso e anche l'altezza del mare in differenti momenti e tutto quello che ci sta all'interno di un porto che come potete pensare è estremamente complicato. E posso continuamente aggiornarlo ovviamente. Assolutamente, perché, e si deve aggiornare il cioè, digital twin, per definizione, esatto. non è statico quindi o viene continuamente alimentato, altrimenti non no, ha proprio il è suo senso. Un'altra cosa: sì. esatto. perfetto, grazie. Romano Guzzetti, Bosch Rexroth. Allora, la domanda era il design modulare di robot e cobot è la chiave di oggi? APAS, il robot di cui parlato Guzzetti, può essere adattato all'ultimo minuto, per esempio se il cliente desidera una presa della ventosa invece di una pinza si può cambiare all'ultimo minuto Parliamo della modularità. Insomma, della... Allora, la risposta è sì, si può fare perché il polso di per sé lo posso, posso mettere un sistema di cambio pinza, cioè io posso tranquillamente avere una pinza meccanica, passare una pinza elettrica, elettrica pneumatica, ventose, lo posso fare, c'è un'applicazione che abbiamo già fatto, basta prendere un cambio pinza, pensarla un po' diverso. Quindi qui si entra nel mondo applicativo ci fermiamo sul robot ma sulla, sulla parte pinza che è la parte diciamo, che va ingegnerizzata sull'applicazione per il cliente quindi va customizzata, si pensa a una soluzione chiaramente in modalità molto collaborativa quindi tenendo conto che c'è un operatore vicino che, si, che può lavorare e quindi sarà fatta con delle geometrie tali per cui non sia invasiva per l'operatore questo è importante questo è sicuramente l'aspetto principale ma si può fare tranquillamente è previsto senza problemi Penso di aver risposto. Sì, sì, assolutamente. E allora, eh, Romano, io so che tu avevi anche un, come dire, un concetto di fabbrica del futuro che volevi condividere con noi, basato anche sul, sul robot, su quello di cui ci ha parlato oggi. Ce lo puoi riassumere brevemente? Insomma. Sì, sicuramente. Allora, non è, non è il mio concetto, l'ho fatto un po' mio perché... <ride> e diciamo il concetto di Bosch, la fabbrica del futuro come la vediamo, come la pensiamo, perché poi qui si parla se ecco, la vediamo come va. sarà come la proviamo a pensare. In realtà è sempre un'interazione uomo-macchina dove il driver sarà sempre l'uomo. Io ribadisco, il driver sarà sempre l'uomo. Le macchine sono di per sé stupide, quindi se dobbiamo sempre avere l'uomo che gestisce il tutto come, come l'informazione che diceva prima Laura devono essere sempre, sempre poi qualco, fruibili dall'uomo. Le informazioni di per sé sono stupide. Io le prendo, le aggrego, le faccio fare qualcosa di intelligente perché l'uomo le interpreta queste informazioni. Lo stesso va per la fabbrica. L'idea è quella di avere una fabbrica modulare molto più flessibile di quello che è oggi perché le esigenze cambiano senza far troppe, se ne parla tanto, ma ha cambiato il pensiero la pandemia, il modo di pensare anche la fabbrica, lo smart working, quindi in un attimo abbiamo accelerato, quindi abbiamo dovuto cambiare il modo di pensare molte cose. La fabbrica del futuro sarà sempre così, sarà una, un continuo muoversi di macchine, di, di, di robot, di AGV. Oggi sono dei limiti fisici dovuti all'energia, all io non posso pensare a una macchina utensile che consuma eh, kilowatt, kilowatt e kilowatt. Che la posso spostare su un piano di lavoro senza, senza connessioni, forse le informazioni passano, ma le, la, la grossa potenza non la posso spostare se non dei cavi elettrici. In futuro si sta pensando delle piattaforme dove trasferire energia su un basamento. Oggi, come si fa sul cellulare sulla macchina? Lo appoggio sulla macchina, sotto c'è una piattaforma di in induzione e mi vado a caricare la batteria. Pensiamo invece a una batteria, una, un, una macchina automatica che consuma centinaia di ampere. Dobbiamo pensare a una soluzione diversa. Però se arriveremo, è solo questione di tempo, ci sono studi che si stanno portando in quella direzione. La fabbrica del futuro sarà questa, sarà una, una fabbrica che si potrà modellare secondo le esigenze e della, che verranno avanti di volta in volta per le applicazioni al cambio della produzione e quant'altro. Questa è la visione che, che Bosch ha, ma che non, ha, creda, non è solamente Bosch, ma molti la stanno pensando in questa direzione. Certamente, condivido. Uh, Un'ultima domanda a Laura Rizzi: tutto questo parlare di dati, robotica, così non, non possiamo non fare una battuta sull'intelligenza artificiale, soprattutto quando abbiamo un esponente di IBM, tutti sì. pensano a Watson e tutti i sistemi di intelligenza artificiale che avete. Uh, come vedi l'intelligenza artificiale in tutto questo, nella fabbrica Ehi. del futuro di cui ha parlato Romano? Diciamo che l'intelligenza artificiale è uno degli elementi che dovrebbe essere come un'infusione in tutte le parti, eh, sia dell'Industria 4.0 sia della fabbrica del futuro. Questo perché ci aiuta a, fare, eh, a mettere a fuoco informazioni rilevanti in tempo molto più breve rispetto al passato. Diciamo che sta un po' diventando una commodity, quindi ogni volta che io parlo di tanti dati eh, ci sono alcune persone che riescono a interpretarli anche senza un'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale riesce ad avere e a creare delle connessioni che magari noi da soli non riusciamo a vedere o magari riusciamo a vedere in team, quindi anche a correlare informazioni che prima non pensavamo correlate e invece lo sono o magari semplicemente a metterci in evidenza scenari che non avevamo previsto o appunto combinazioni non previste. Quindi direi che da qui in poi nei prossimi anni vedremo sempre di più l'intelligenza artificiale eh, all'interno sia dei sistemi eh, di qualsiasi sistema anche semplicemente il tool di Booking che ci suggerisce un posto piuttosto che un altro, quella è già l'intelligenza artificiale, e a maggior ragione anche in un ambiente di produzione o in un ambiente di, eh, di collaborazione robotica, dove l'intelligenza magari fa diventare più intelligente il robot nella collaborazione per aiutare l'uomo a lavorare sempre meglio e sempre in modo più ergonomico. E questo è, se credo, uno degli obiettivi che bisogna darsi anche nello sviluppare soluzioni eh, per l'attività e per le collaborazioni appunto uh, nell'ambito della robotica. Questo credo che Perfetto, sia meno male. Condivido, con me. condivido anch'io in pieno. Bene, ormai abbiamo esaurito il nostro tempo, direi purtroppo. Eh, io ringrazio di nuovo i nostri relatori che sono stati estremamente brillanti oggi, Laura Rizzi di BM, Romano Guzzetti di Bosch Rexroth, e siamo partiti a parlare di dati siamo passati alla robotica e siamo tornati ai dati e spero che questa chiacchierata sia stata di gradimento del nostro pubblico ecco io vi ricordo che potete rivedere questo e tutti gli altri webinar della serie Made for Webinar nel nostro sito www.made-cc.eu e, e all'interno appunto della galleria video uh, il prossimo appuntamento sarà a luglio in cui parleremo di sostenibilità, eh, la data precisa potrete trovarla nel, nel sito e quindi vi ringrazio nuovamente, vi invito a visitare quindi MADE, prenda contatto con Maid se ancora non l'avete fatto, ringrazio il pubblico e ringrazio nuovamente i nostri relatori. Buona serata a tutti. Grazie ancora. Grazie, buona serata, arrivederci. Buona serata.